Buongiorno, amore mio, che mi aspetti sempre davanti alla porta. Ciao, patatino, patatino. Patatino chiacchierone, patatino l'uno chiacchierone sei tu. Sì, tanti baci, buongiorno, amore mio, buongiorno. Sì? Sì. Amore mio, sei bellissimo, amore mio. Eccoli qua, cosa c'è, gatta Stellina? Buongiorno, non mi saluti nemmeno? Lei vuole andare solo in giardino. E tu? Anche. Perché vuole andarci la gatta Stellina e allora voglio andare anch'io. Gatto Denver è così, e il fratellino è un po' tontolone. In esplorazione. Gatti in esplorazione. Cosa va a fare gatta Stellina? Cosa va a fare gatta Stellina? Ciao! Non mi saluti neanche gatta Stellina, che subito vuoi uscire? Scusa, eh! E scusa, cosa sono questi modi? Cosa sono questi modi così? Dove è andato tuo fratello? Dove è andato il tontolone di tuo fratello? Dever? Ah, sei là. Sei là. Ma quanto ti piace stare qua? Che non te ne vai nemmeno. Ma quanto ti piace stare qua in giardino, amore mio? Sì, dai la caccia alle libellule. Dai la caccia alle libellule, tu. Che io mi arrabbio quando ti mangi le libellule e cerco di salvarle, poverine. Gatto Never nel suo habitat, più o meno. Gatto olandese nel suo habitat, più o meno. Mia family, sto cercando di appoggiarvi sul mobiletto qui, che forse ce la faccio, ok, più o meno. Sì, mi sto truccando, ho appena finito una call di lavoro e ho già fatto la base, mascara e adesso facciamo le sopracciglia e poi rossetto e sono pronta. Sto per uscire, vado in centro e mi vedrò con Demelza perché anche lei deve uscire per fare delle cose e io devo anche passare in farmacia e poi devo prendere con molta urgenza una nuova videocamera per i vlog, perché la videocamera con cui sto filmando in questo momento si è completamente fracassata. La tenevo insieme con dello scotch, rendiamoci conto, ma adesso il flip si è completamente staccato ed è la Canon G7X Mark II, quella che ho adesso, e andrò a prendere la G7X Mark III, che sarebbe il modello dopo quello che ho io. Qui stranamente costa tipo 200 euro in meno rispetto all'Italia, non so come sia possibile, ma ho controllato i prezzi su Euronics, Media World e li ho controllati qua ed è pazzesca sta cosa. Quindi oggi obiettivo, in realtà mi sono arrivati anche degli scatoloni con dei nuovi pezzi di arredamento che ho comprato e volevo assolutamente sistemarli, montarli, eccetera, ma no, ragazzi, devo andare a comprare la videocamera perché il flip è completamente andato. Ma fa niente, comunque sto usando la Precisely My Brow Pencil per le sopracciglia colore 2.5, sì, che leggermente, di solito uso il... No, il 2 forse sarebbe troppo chiaro, non lo so, ultimamente le faccio più scure le sopracciglia. Questa non ha una forma tanto decente, quindi cerco di renderla decente, ma le trovo un pochino più difficili da riempire una volta fatta la laminazione. Non lo so perché, forse perché sono un po' più piatte, è un pochino complicato. Che come vi dico sempre, le mie sopracciglia dovrebbero essere, si dice sempre che le sopracciglia non sono gemelle, sono sorelle, ma le mie non sono neanche cugine, sono completamente diverse, non c'entrano niente una con l'altra, non capisco. Ok. Più o meno, dai. Ci siamo. Questa è sempre più scura dell'altra. Comunque, adesso non ci resta che applicare il rossetto, ragazzi. E poi devo fare anche i capelli, che sono ancora legati. Come fondotinta ho usato sempre quello di Diego Della Palma, che adoro, il nudissimo. Mi chiedete sempre la colorazione, ragazzi. La mia è la 243C.
Ok, e adesso vado a... e poi, come cipria, ho usato quella di It Cosmetics, la Bye Bye Pores. È pressata, ragazzi, è fantastica questa cipria. Non si vede, fa proprio l'effetto porcellana. L'adoro. E però non devo dimenticarmi di fissare il trucco. Facciamolo subito prima del rossetto. E oggi, ragazzi, vado in centro con la mia bicicletta. Sono già stata con la mia bicicletta, ma sono andata tipo due volte a buttare l'immondizia. Niente di che. E adesso vado invece in centro, oggi in centro con la bici. Non mi so provare, ragazzi, sono in Olanda, in casa nuova. Ho finito di sistemarla, più o meno. Ho quasi finito di sistemarla e vado in centro con la mia bicicletta. Non ci posso credere, è bellissima questa cosa. Lo so, anche voi non vedevate l'ora per me. E adesso che è arrivato questo momento sono emozionata e voglio condividerlo con voi. E spero anche che potrete sentirvi a casa così come vi sentivate a casa a Trieste, anche qui molto molto presto. Infatti ci tengo a fare quanto prima, sto decidendo quale rossetto mettere nel frattempo. Potremmo andare con questo e infatti non vedo l'ora di filmare l'home tour in modo che possiate proprio sentirvi a casa al 100%, perché so che una volta che la vedrete nella sua interezza, quando vedrete la casa per intero, poi vi sentirete più a casa, secondo me, quindi non vedo l'ora, ma manca, cioè, ancora un po', ragazzi, pazientate, perché devo veramente, mi devono arrivare le ultime cose, devo sistemare le ultime cose, altrimenti proprio non me la sento di farlo fino a quando non è tutto fatto. Ragazzi, guardate la mia videocamera. Stava accesa per miracolo, era appiccicato da non so cosa, ancora stava assieme il flip, ma è andata. Rip videocamera. Ho anche provato ad accenderla, ma questo è quello che fa. Basta, non fa più manco quello, è morta definitivamente. Ciao videocamera, hai fatto il tuo, sono stati 3 anni bellissimi assieme, musichetta triste, sì, sì, ok, è ora di comprarne un'altra, decisamente direi. Sto filmando con l'iPhone nel frattempo, ragazzi, perdonatemi, ma appunto, poi penso di dover mettere in realtà la videocamera in carica quando la prendo, o posso iniziare a filmare da subito il vlog con la videocamera? Non lo so, spero di sì, altrimenti questo video lo finirò con il cellulare, perché la mia videocamera è proprio andata completamente oggi, ragazzi. Comunque, sono pronta, devo soltanto prendere la borsa e le scarpe, stando attenta a non chiudere i gatti da nessuna parte, in nessuna stanza. Di oggi sono pronta per uscire, ho fatto un trucco molto easy, ragazzi, con mascara e con questo rossetto di Banana Beauty che adoro. Poi ho questa felpa che mi sa che ho preso su o su ASOS o su Boohoo, non sono sicura, uno dei due, comunque l'ho pagata poco, ed ha questo bellissimo effetto tie-dye azzurro, celeste, poi c'è anche un po' di turchese, verde e rosa. L'ho abbinata alla mia Jumbo Chanel di questo bellissimo color fucsia. Poi ho un paio di jeans e le scarpe, sneakers di Gucci, che avete visto in uno degli ultimi vlog. Ci era mancata la bici olandese, ragazzi, guardatela, sempre lei con la cassetta rosa che qui va tanto di moda, che hanno tutti. Io ovviamente ho dovuto prendere la rosa, è molto comoda perché ci puoi mettere qualsiasi cosa, perché la bici qua, come sapete, la usiamo come mezzo di trasporto, quindi togliamo le catene, let's go, con il mio portachiavi vecchio di 5 anni che devo assolutamente cambiare, però let's go. Mi sono fermata con la bici solo per farvi vedere il panorama, ragazzi. Guardate che meraviglia! Ok, andiamo avanti, Nicole, su, che depresa mi aspetta! Ciao. Siamo qua nel negozio di videocamera, ragazzi, e sono venuta a prendere una nuova videocamera. Guardate che obiettivi pazzeschi hanno, guardate sta roba. Non so neanche a che cosa serva, ma è gigantesco. Wow. Un sacco di roba tecnologica di cui non capisco niente.
Fatta ragazzi la mia nuova videocamera per i vlog, presa la PowerShot G7X Mark III, che è il modello nuovo rispetto a quella che avevo prima. Speriamo che resista meglio, che sia più resistente. Comunque mi diceva che hanno corretto il problema dell'autofocus, quindi questo dovrebbe essere top. Eccoci ragazzi, che strano filmare con il mio cellulare. Comunque siamo da De Mesa ragazzi, e De Mesa sta preparando la cena. Non vuole che l'aiuti assolutamente. She doesn't want me to help at all. No. E sto preparando, guardate, alle patate del loro giardino. E farà le patate al forno stasera. Sono ovviamente super sporche perché le hanno raccolte loro yesterday. Yes. Sì, le hanno raccolte ieri ragazzi. Quindi patate di casa del giardino di Vic. E basta, adesso sono venuta un po' da loro. Quindi ceniamo, qui si cena molto molto presto, tipo alle 18. Infatti sono le 17:49 e stiamo preparando la cena, che poi è stranissimo perché fa buio tardi, però questa è l'ora di cena in Olanda, alle 18, diciamo 18:30. Quindi cenerò qui con loro, mi hanno invitato a cena, Vic su che lavora nel suo studio. E basta, tra un po' andiamo anche un po' in terrazzo perché c'è un bellissimo sole. La cenetta è pronta, dinner is ready, thank you De Mesa, anche Vic è qua, thank you. Abbiamo la cotoletta di pollo e i nuggets e le patate del loro giardino ragazzi, fatte al forno in modalità olandese, quindi non saprei esattamente come le ha fatte, però ne ho già assaggiata una, sono molto buone, quindi buon appetit. E questo invece è tè alla pesca. You're veggies! Oh yeah! One time you eat them! Sì, perché a De Mesa sembra molto strano che io mangi anche questi fagiolini e quindi fagiolini. Mi sta costringendo, ha scoperto che mi piacciono e quindi mi sta... Fagiolini? Yes! Ok, aggiungiamo un po' d'olio d'oliva, che qui non lo aggiungono, quindi ho dovuto chiederlo, e un po' di sale. E come dessert ragazzi... abbiamo i Ben & Jerry's, questo è cookie dough, e poi chocolate fudge brownie, sono buonissimi questi ragazzi, se li avete provati commentate, io adoro i Ben & Jerry's. E poi, non lo sapevo che esistesse, ma c'è anche la panna montata vegana, che è questa ragazzi, questo è il marchio del supermercato che hanno qua, ed è praticamente a base di latte di soia? Cocos? Coconut. It's from coconut milk. Ah, è fatto con il latte di cocco. Ed è fatto con il latte di cocco ed è buonissima. Cioè io non sento la differenza tra la panna normale e questa. Stiamo mangiando schifezze. Ho mangiato altro gelato. Prima ho assaggiato il cookie dough, adesso ho mangiato quello al cioccolato, il brownie. E stiamo cercando di trovare un gioco horror decente, ma questo è un demo, però non ci sta piacendo tantissimo. Un po' noiosetto. Praticamente bisogna cercare gli indizi e basta, da quanto ho capito, questo è quanto. Cioè adesso stiamo iniziando a giocare a Resident Evil 1, che è ovviamente famosissimo, io però non ci ho mai giocato, quindi non so che cosa aspettarmi. Mi dicono però che è molto horror, che è molto pauroso, non proprio horror, ma molto pauroso, e voi lo sapete che a noi piacciono i giochi horror, quindi vediamo, proviamo con questo. Bravo team's helicopter was a derelict. Sono tornata a casa. Gatti, ciao gatta Stellina. Ciao gatta Stellina. Sei bellissima. Vieni a salutarmi, gatta Stellina. Sì. Anche gatto Denver viene a salutarmi. Ciao, piccolo gattino tutto bianco un po' arancione. Ciao. Queste sono le ultime cosine che appunto mi sono arrivate, che a questo punto monterò domani, ragazzi. Ciao, dove vuoi andare? Vuole uscire lui, immagino. Vuole andare in giardino. No, gatto Denver! Tornato a casa, ragazzi, ho subito dovuto provare la nuova videocamera. Queste sono le prime riprese ufficialmente con la nuova videocamera. Che cosa ne pensate? Che cosa ne dite? Io sono molto contenta del nuovo acquisto, finalmente, perché l'altra veramente ormai, cioè oggi è veramente partita completamente, però già prima non è che fosse tanto ben messa, quindi sono molto contenta del mio acquisto, ma sono curiosa di sapere se vi piace la qualità, fatemi sapere, comunque magari devo ancora un po' giocarmi con le impostazioni e vedere. Comunque volevo farvi vedere i resti dell'altra, anche
con la videocamera, che prima con il cellulare non so cosa si è visto, questi li porterò a Vic. Praticamente si è staccato completamente il flip e questa la porterò a Vic, che dice che proverà ad aggiustarla, visto che lui se ne intende. Vediamo, sarà un suo nuovo progetto. Come sapete, una delle cose che faccio subito appena tornata a casa è cambiarmi. Non posso stare con i jeans a casa. Dimmi che hai un autofocus decente, videocamera, ok? Ditemi se vedete qualche immagine sfocata o roba del genere, che poi magari vedo di sistemare nelle impostazioni. Comunque, prima cosa che faccio, ragazzi, cambiarmi, devo mettermi comoda. Non esiste che sto a casa con i jeans. No, no, no. Ok, ho lasciato la maglia, che comunque è la maglia della tuta ed è comoda, ma ho cambiato i pantaloni della tuta, super comfy. Qui c'è Gatto Denver. Buonasera. Sei offeso? Perché me ne sono andata tutto il pomeriggio? Un po' sì. E tu dove eri? Nella mia cabina armadio? Gatto Stellino, Gatto Stellino, Gatto Stellino, Gatto Stellino, Gatto Stellino. Gatto Stellino piace correre giù per le scale. Chiudiamo qua. Penso che entrambi i gatti dimagriranno, se devo essere sincera, ragazzi, perché stanno facendo delle corse su e giù per le scale che io non li ho mai visti muoversi così tanto. Stanno tutto il giorno in giardino, quindi penso che gli farà bene. Vediamo se ho preso tutto da qua, perché avere le scale, mi sono resa conto che poi se ti dimentichi qualcosa devi rifare due piani di scale in su e due piani di scale in giù. Per me che sono una pigruna è abbastanza impegnativo. Allora, ragazzi, comunque mi fanno morire da ridere i discorsi dei miei amici da quando sono single, vi giuro. Cioè, tutti che vogliono trovarmi il fidanzato, Demelza e Vic, che mi troveranno il fidanzato olandese, tra gli amici di Vic che sono single, cioè vabbè, mi fanno morire, vi giuro. Comunque adesso un po' di relax, devo rispondere a qualche email, anche se ieri ho risposto alla stragrande maggioranza, quindi sono stata molto brava, ma ovviamente ne ho delle nuove, quindi devo sistemare quello, devo programmare l'agenda di domani, quindi le cosine che devo fare domani, e poi mi guarderò una puntata finalmente di Better Call Saul, che sono fissata ormai con questa serie su Netflix, ma ho bisogno di altre raccomandazioni, ragazzi. Mi manca ancora l'ultima puntata, cioè l'ultima serie di La Casa di Carta, quindi no spoiler, ma poi datemi consigli su nuove serie TV da vedere, vi prego. Ho finito Unsolved Mysteries, ho finito quella su Ted Bundy, Serial Killer, vabbè, io guardo tutte queste cose così, un po' alternative, e, però mi sta piacendo tantissimo Better Call Saul, ma una volta che finisco questa non ho più altre serie TV Netflix, quindi consigliatemi, ragazzi. Accendiamo una candela profumata, questa è Cookies and Cream e profuma tutta la casa, ragazzi, di biscotti, è pazzesca. Tanto per la cronaca, comunque, a volte la S riesco a pronunciarla quasi in modo normale, a volte no, a causa dell'Invisalign. Quindi, ragazzi e ragazze che avete portato in passato o state portando l'Invisalign, vi prego, quant'è che ci avete messo per abituarvi a parlare con l'Invisalign? Perché a volte mi escono ancora le S strane e mi rendo proprio conto mentre parlo che ho la S tipo che va da sola dove vuole, tipo paperina, tipo questa S strana, squillante, che già ho di mio abbastanza. Quindi fatemi sapere quanto è durata questa fase, perché spero che mi passi. Onestamente, io sono alla seconda mascherina, dovrei cambiarla quando è la prossima settimana. Sono a praticamente due settimane tra un cambio mascherina e l'altro, e poi ad un certo punto ne avrò una di settimana tra un cambio e l'altro, ma sono appena alla seconda. Sto guardando Better Call Saul. Ciao Denver, fa il pane, fai il pane, amore mio. Che bravo questo gattino duro bianco, è un po' carancione lui. Sì, sei stanco, amore mio? Ma cosa lecchi la coperta, Gatto Denver? Vabbè, solito Gatto Denver, solito gattino rondolone. Si mette a nanna adesso lui. Sei stanco, lo so. Ok, ho finito tutta la serie, tutta l'ultima serie di Better Call Saul. Figata, sono troppo curiosa di vedere come continua. Non mi ero resa conto che era l'ultimo episodio della serie, quindi stavo aspettando che passasse a quello dopo, e poi mi sono resa conto che era finita, purtroppo. Comunque adesso sto iniziando Story of God con Morgan Freeman, di cui ho sentito parlare molto bene.
sono costantemente in dubbio se la videocamera sta registrando oppure no, perché ci sono diverse cosine nuove che non conosco di questa videocamera, quindi devo ancora abituarmi. Comunque ragazzi, mi sa che io vi darò la buonanotte. Non so se questo video sia stato abbastanza lungo, perché ho avuto questo contrattempo che sono dovuta correre a prendere la videocamera, quindi spero non sia stato troppo sconclusionato, come dico io. Volevo anche un po' rispondere, perché leggevo le vostre domande, mi state chiedendo in tantissimi appunto come ci stiamo trovando io e i gattoni, come stiamo. Quindi volevo tranquillizzarvi e dirvi che insomma i gattoni stanno molto bene, come già avete potuto vedere in questi vlog, ma ci tenevo a rassicurarvi. Qui c'è il gatto Stellina che dorme beata, il gatto Demer invece non lo so dov'è, ah, sta lì nella sala da pranzo, non lo so, passeggia. Per me è un po' strano abituarmi, perché c'era Neil qui nei giorni scorsi e adesso è tornato a casa, lui è tornato a Bologna, e quindi per me è molto molto strano trovarmi qui da sola con i gattoni. Vabbè, oggi sono stata con Demesa, però insomma avete capito, da sola nel senso che vivo da sola, quindi è una sensazione molto bella che mi dà tantissima forza, perché mi sento indipendente, cioè ho fatto questo trasloco da sola, sono, beh, insomma con l'aiuto di amici e famiglia, però devo dire che mi sento molto fiera e orgogliosa di me stessa per aver fatto una cosa così grande, un trasloco di questa portata, l'organizzazione, tutto quanto, e adesso di essere qui nella casa, insomma arredata come volevo io, insomma piano piano la sto arredando come volevo, come voglio, però mi dà tanta tanta forza, tanta emozione, quindi non lo so, insomma queste sono le mie emozioni del momento, queste sono le mie sensazioni che condivido con voi, quindi mi vedete sorridere tantissimo, perché lo sapete, in quarantena mi avete visto, insomma è stato molto molto difficile, ci siamo fatti tutti forza a vicenda, e adesso che sono finalmente qui e sono riuscita a fare insomma tutto quello che desideravo, quasi non mi sembra vero, cioè mi devo ancora veramente, devo processare il tutto, devo abituarmi, anche se ci sono stati momenti nei giorni scorsi tipo in cui ho avuto un po' di quella sensazione, non voglio dire solitudine, però quella sensazione di un po' di trovarmi spaesata, no? Forse perché anche ero abituata all'appartamento mio a Trieste, che non ho venduto comunque, ci tengo a precisare perché mi viene chiesto spesso. Quindi sì, ho avuto dei momenti difficili, un po' appunto così di... Oddio, no? Perché se ci pensate... Perché non sono a fuoco? Videocamera, non fare scherzi, perché se ci pensate non sono mai stata sola a lungo, quindi per me è una novità, ma una cosa che sicuramente devo sperimentare, perché secondo me riuscire a stare da soli è una cosa che non tutti riescono a fare, e quindi sono orgogliosa di me stessa anche per questo. Quindi mia family, io adesso vi saluto, ma non vado a nanna, in realtà guarderò ancora un po' qui Story of God, che sono ciecata, non riesco a leggere, Story of God, e poi mi metterò al montaggio di questo video, così andrà online sempre puntuale domani alle 17.30, che sapete ci tengo tantissimo ad essere puntuale dal lunedì al venerdì alle 17.30, quindi mia family, io e gatta Stellina, perché gatto Demer lo sento che miagola in giro, ma non lo vedo, caro Demer, caro Demer, caro Demer, dov'è? Amore mio, è qua che non è... E ciao amore mio, dai la buonanotte, buonanotte ragazzi! Questa era la buonanotte di Never. Gatta Stellina, vuoi dare la buonanotte anche tu? Vuoi dare la buonanotte? Gatta Stellina? Gatta Stellina, lo sto disturbando. Gatta Stellina, scusa che ti sto disturbando. Buonanotte ragazzi, buonanotte!